Ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Alfieri. Oggi parliamo della cosiddetta pubalgia. Vedremo che cos'è, quali sono i sintomi e come si tratta. La pubalgia è un'infiammazione che colpisce la sinfisi pubica e tutte le strutture muscolari, tendine, legamentose che transitano oppure si inseriscono a questo livello. Di che strutture parliamo prevalentemente? Beh, la loggia degli adduttori, quindi i muscoli che dalla sinfisi pubica vanno ad inserirsi sul femore. Parliamo dell'adduttore lungo, l'adduttore breve e l'adduttore grande, un po' posto posteriormente, ma anche del muscolo gracile che arriva fino al ginocchio e del muscolo pettineo che invece si inserisce dalla parte superiore del ramo pubico fino al femore, nella parte più prossimale. Dopodiché abbiamo anche il muscolo, il famosissimo muscolo retto dell'addome, quello che forma la famosa tartaruga, appunto, che dallo sterno va ad inserirsi fino alla sinfisi pubica nella parte superiore. Gli sportivi sono quelli che più di tutti soffriranno di questa patologia per via degli eccessivi carichi che si vanno a dare alla muscolatura. Quindi in una prima fase sicuramente avremo bisogno di riposo accompagnato da una terapia antinfiammatoria seguita come sempre dal vostro medico di famiglia. Successivamente cominceremo con la fisioterapia, quindi si andrà a trattare la muscolatura, le fasce, i legamenti coinvolti in tutta in questa patologia, in questa infiammazione, mentre in una fase finale dovremo svolgere degli esercizi di allungamento muscolare e rinforzo muscolare. In una seconda parte del video vedremo nel concreto qual è il trattamento, quali sono gli esercizi da svolgere per questa patologia. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete qualcosa da chiedermi potete farlo nei commenti oppure privatamente. Vi ricordo che potete sempre condividere questo video con amici e parenti e noi ci vediamo in un prossimo video.